Ci sono sempre più persone vaccinate in Abruzzo, però i contagi da Covid-19 non frenano. Perché? Il motivo principale è freddo. Il freddo è sicuramente la situazione climatica che favorisce i virus del raffreddamento come SARS-CoV-2. E poi c'è il problema legato al mondo scuola, perché solamente fra qualche giorno i bambini da 5-12 anni potranno essere vaccinati. E abbiamo visto che la genesi della maggior parte dei casi e il mondo scuola, quindi i bambini che fortunatamente non ammalano pesantemente, anzi per lo più sono proprio asintomatici, però poi ovviamente hanno la capacità di contagiare i genitori, spesso altri componenti, diciamo la famiglia, i nonni per quanto vaccinati. E poi c'è questa percentuale piuttosto molto alta di soggetti italiani Novax. Novax, per Novax intendo chi non si vuole vaccinare, non intendo i Novax oltranzisti che fortunatamente rappresentano una piccola minoranza. Io intendo coloro che per paura o per scetticismo ancora rinuncia al vaccino, anche se il Green Pass, il Super Green Pass è un ottimo strumento, lo sta dimostrando perché oggettivamente molti sono andati a vaccinarsi di prima dose perché senza Super Green Pass potrebbero rimanere ai margini, diciamo, della società civile. Ecco, quindi è un ottimo strumento, fin tanto che non si arriverà, speriamo, a breve all'obbligo vaccinale. Nei giorni scorsi, ad esempio, il presidente della regione Marco Marsilio aveva lanciato un appello proprio alle autorità mediche e pediatri per quanto riguarda il vaccino anti-Covid ai più piccoli. Ecco, lei si sente di rassicurare le famiglie sul fatto che comunque il vaccino è sicuro anche per i bambini più piccoli? Il vaccino mRNA è un vaccino sicuro anche per i bambini più piccoli, il loro sistema immune è identico al nostro, più efficace del nostro, gli effetti collaterali sono noti, ma sono situazioni che comunque possono essere tranquillamente superate. L'importante è vaccinarci tutti,